testa, il mio umore è ancora nero come quel caffè che bevo al bar con quella gente che mi guarda e pensa questo è matto. Il programma non è un programma, è un convegno. Il convegno c'è il moderatore, ci sono i relatori. Io sono stanco stasera, ma perché abbiamo fatto a quest'ora? Dopo una giornata intera, dice. Sì. Prima. Era arrivato, sì, quindi non vengo adesso, ma è quello che devo venire. Io non devo più di fare niente. Ci proviamo. Allora, secondo la scaletta che mi suggerisce Sebastiano, che mi passa anche il microfono, un attimo, adesso viene interrogato, guardala, leva quella sedia sul filo, e aggiusta un po'. Ecco, lo diamo ad Angelo Righetti, che è appena arrivato in ritardo, che abbiamo presentato per noi, è la nostra star di questa sera, dedicata alla legge Basaglia di 40 anni fa. Allora ci hanno raccontato che stavate tutti quanti insieme, insomma, che in qualche modo questo testo, questa grande rivoluzione è venuta fuori non per caso, ma perché ve la siete raccontata prima fra di voi, l'avete immaginata, sono state le emozioni che ci avete messo. Io mi sono sempre chiesto, perché i film anche non me l'hanno mai raccontato bene, io mi immagino un gruppo di persone entusiaste, di amici che a un certo punto avevano visto delle cose e ci hanno avuto voglia di fare questo, cioè il 78 è stato un anno tremendo in Italia, se vogliamo, c'è stato il rapimento di Moro, poi appunto l'uccisione, solo oggi abbiamo avuto tre papi e tutto questo marasma avete fatto la legge 180. Che poi nel 78 c'è anche la legge sull'integrazione scolastica, mi dice qui Augusto Battaglia, quella sanitaria. Quindi diciamo che era un momento di fermento, insomma, che mai c'è stato più una cosa del genere. Insomma, che è successo là? Perché mi è venuta in mente questa storia? Nel 78, no? No, voi altri. Il 78 è una data importante. Lo vedete che non sta troppo nascosto, dobbiamo abbattere i televisori. Io non so, questi dai nascosto lì dietro, scusate, con questo convegno. Io ho detto che non dovevamo fare convegni, che facciamo le figuracce. No, no, una bellissima figura. Così lo vedete? Quello di dire è la scelta giusta, invece. Proprio la scelta giusta. 78 è un anno così. Siccome muove troppo il microfono, questo è meglio. Un gelato si usa come gelato. Quindi troppo vicino, vicino alla bocca, come se uno dovesse leccare in continuazione. Il 78 è una data molto importante, nel 78 erano periodi di compromesso storico, erano periodi di dialogo importante fra i laici e i cattolici. Il 78 è l'anno in cui è nata la riforma sanitaria, sono state abolite le leggi, le scuole speciali, sono stati chiusi i brefotrofi, è stata fatta anche la legge sul lavoro. Ed è stata fatta la 180, consta di soli due articoli che dicono sostanzialmente che non si fanno più accettazioni di persone malate di mente o gravemente disabili all'interno dei manicomi e rimanda poi alle successive leggi alle regioni mettere in atto servizi e possibilità di cura che non siano quelle dei manicomi, ma la storia era cominciata molto prima, era cominciata negli anni 60 e negli anni 60, soprattutto nel 67, nel 66, nel 68, la seconda metà degli anni 60, cominciò una lunga sperimentazione di tanti gruppi, allora tutti molto amici, gruppi di Perugia, di Napoli, Trieste, di Gorizia prima di tutto, di Bologna, di Roma, e questi gruppi di giovani che si avvicinavano alla psichiatria avevano misurato una cosa molto importante, non credevano più che tenere lontano le persone che erano internate o erano in cura dentro un ospedale psichiatrico fosse un'operazione necessaria. Veniva recitato come necessaria, perché una persona malata di mente era
incomprensibile, incurabile e pericoloso, per definizione. E ci vuole un po' di coraggio, allegro coraggio, per abbattere questa prima cosa che ci teneva lontano, per disciplina anche, per disciplina detta scientifica dalle persone portatrici di una malattia, o di una sofferenza, o di una diversità, dicevete. Dovevano essere tenuti lontani, internati, possibilmente contenuti, isolati dagli altri, e fu il primo muro che abbattemmo, fu quello che riguardava la comunicazione, eppure noi volevamo capire, eppure noi volevamo ascoltare, eppure noi volevamo parlare. E questo è quello che facemmo dentro ai manicomi. E quando cominciamo a chiedere e ad avvicinarci alle persone, non più tenere lontane per modalità disciplinare, ci rendemmo conto che le persone che erano di fronte avevano gli stessi bisogni che noi avevamo, avevano gli stessi desideri di libertà che noi avevamo, avevano gli stessi desideri di poter scegliere un posto dove stare, un lavoro da fare. Erano persone che avevano anche uno strano difetto, che dicevano esplicitamente che erano contenti di poter essere utili agli altri. Cosa posso fare? E quindi questa rottura di uno schema che ci portava a non avere nessuna comunicazione fu il primo passo e ci fece capire una cosa, che la scienza di cui eravamo portatori era una finta scienza, che non era affatto vero quello che noi avevamo imparato e che era meglio mettere tutte le varie definizioni, schizofrenico, metterle fra parenti, pensarci un po' su. Nessun uomo e nessuna donna è definibile con un'etichetta. Non è quello, è molto di più. È forse un approccio alla persona piuttosto che alla sua malattia sarebbe stata la cosa più importante. Ed è esattamente quello che facevo. Ovviamente l'approccio alla persona si trasformò in una critica feroce a una scienza che dimenticava la persona e si occupava solo della malattia. E noi riassumemmo la persona come elemento centrale del nostro intervento e questo ci portò a essere anche piuttosto allegri. Cominciarono tante feste dentro ai manicomi, si facevano sempre feste, si organizzavano teatri. Era come dire, era come una liberazione. Il paradosso, vedete, è che noi pensavamo di liberare gli altri e invece ci stavamo liberando noi dai nostri pregiudizi. Ci stavamo liberando noi per merito degli altri e ci facevano capire che un approccio fra persone permetteva loro anche di essere, per molti di loro, per la prima volta. E quindi da questa festa passammo invece a immaginare come potevamo costruire un processo di liberazione che potesse portare alla chiusura degli ospedali psichiatrici. Ma che dico, non solo alla chiusura degli ospedali psichiatrici, alla chiusura di tutti i luoghi che pensano che dietro un muro avvenga qualcosa, quando noi avevamo sperimentato che dietro un muro non avviene nulla e tutto quello che avviene è persino brutto. E quindi cominciamo questa marcia di dimostrare, di modificare le culture, perché le culture allora non permettevano, un po' come oggi, e sta ritornando quella cultura
dell'allontanamento della diversità, della rabbia, della paura. Oggi sta ritornando, e io la vedo, era la stessa che c'era allora nei confronti dei malati di mente. Adesso l'obiettivo è un altro, è l'extracomunitario. Ma poi dopo sarà il Rom, e poi dopo sarà di nuovo il malato di mente, e poi dopo le categorie aumenteranno. E non troveremo pace, perché quando si vive o si ha paura dell'altro, pian piano si impara ad avere paura di se stessi. E quando si ha paura di se stessi, si comincia a far pagare all'altro il nostro terrore e la nostra rabbia. Questo succedeva quotidianamente nei tre manicomi. Succedeva ed era la cultura dominante. Quindi noi dovevamo costruire delle alternative. Delle alternative a questi luoghi, ma soprattutto di alternative a queste culture. Voi per esempio siete una tipica e allegra alternativa. Siete esattamente come allora, quando cercavamo di avere una possibilità di parlarsi in un modo allegro, in un modo stemico, in un modo non prosaico, professorale, ma potersi incontrare. E ci si incontra soprattutto nella festa, nello scherzo, nella maschera, perché la maschera ci aiuta molto a conservare e a mantenere la nostra autenticità, anche a ricostruirla. E quindi è una bella cosa quella che fate, così come l'avete impostata. È il miglior convegno che abbia frequentato finora. Diventa difficile fare il moderatore dopo che uno mi ha raccontato un pezzo di storia. Io sono sempre stato in mano di Basaglia, ho letto di tutto, ho visto i film. Adesso mi toccare con mano uno che l'ha toccato, che l'ha sentito. Ma com'era Franco, posso chiamarlo Franco, fra di voi? Erano tutti quanti un gruppo di amici, qualcosa del genere. Cioè proprio nella quotidianità, proprio mentre inventavate. Voglio capire se appunto ci stiamo vicini, oppure appunto siamo tutto un gumo, niente arrosto, no, insomma. No, siete arrosto. No, Franco era una persona piuttosto curiosa e provocatoria. Cioè non accettava che uno non scegliesse se stesso, che non sapesse scegliersi. Non accettava che uno evitasse l'ingaggio con l'altro. Non accettava che uno definisse o predefinisse le persone, e lo faceva anche con gli amici, per cui appariva come poco tollerante, era alla ricerca continua proprio di aiutare le persone anche a svegliarsi, a scegliersi, ad avere coraggio. Ecco, era questo, per cui era anche fastidioso. Non era pacifico, era dolcissimo ma non pacifico, e vedeva davanti pericoli grandi che noi dovevamo cercare di evitare, quindi aveva anche una struttura un po' protettiva, insomma, ed era convinto, soprattutto perché lui veniva dagli anni 30-40, insomma, lui era molto convinto che c'era un'incompiuta. L'incompiuta era che la nostra Costituzione aveva tolto i diritti, aveva lasciato che si togliessero i diritti alle persone malate di mente. E lui continuamente diceva: guardate che dai forni crematori i primi sono passati i malati di mente. È vero, 230.000 malati di mente e disabili furono bruciati per primi in questa follia
degli anni che passarono, e quindi lui aveva questa fotografia e cercava di capire quali erano i segni che riproducevano la negazione dei diritti, la negazione delle persone. E aveva un'immensa tenerezza nei confronti dei più deboli, delle persone appena vedevano un soffuso si incazzava forte, nel senso che non tollerava che venissero colpiti o comunque venissero sottratti i diritti alle persone. Questo era l'aspetto, era poi anche l'aspetto di amicizia che noi avevamo nei suoi confronti, ma non è mai stata un'amicizia pacificante, non è mai stata un'amicizia, diciamo così, in cui ci si poteva beare di essere amici. Amici di Franco Basaglia voleva dire impegnarsi a fondo, voleva dire avere coraggio almeno quanto lui cercava di averne, voleva dire avere una pratica, cercare di capire che le parole a volte non servono proprio a nulla e che le ideologie sono sempre dietro alla porta, contro le ideologie. Amava molto le feste, anche per questa ragione, perché spezzano le ideologie, perché mettono le persone uno vicino all'altro, perché rendono possibile il fatto che i corpi ritornino, che riappaiano, che siano il confine del nostro desiderio, della nostra necessità. Questo era il suo modo di vedere, era un modo straordinariamente coinvolgente, anche perché se c'era una persona che poteva parlare molto era proprio Franco Basaglia, una persona coltissima, amico di Sartre, cioè lui aveva una cultura ed era portato in Italia una cultura che non c'era, che era la cultura della fenomenologia, della nostra disciplina o dell'esistenza, insomma una cultura che era prevalentemente nord-europea, non era italiana, la cultura italiana era quella di Cerletti, quello che ha inventato l'elettroshock, della riflessologia, nel senso che uno schiaffo, un calcio, stop, cioè problemi risolti, era una cultura semplificativa e quindi la complessità della cultura di cui era portatore era un fascino straordinario, ma non l'ha mai usata nessun, neanche un momento, ha sempre soltanto parlato a metà tra il veneziano, il dialetto veneziano e comunque le parole di tutti i giorni, e amava in un modo spudorato la pratica, quello che lui chiedeva sempre, beh, poi oggi cosa hai fatto? Siete usciti insieme, avete guardato fuori, avete cercato, in cosa vi siete? Cioè cercava la pratica delle cose, la pratica dello stare insieme agli altri, non di pensare per gli altri stando lontani. Ma in che modo eravamo stati vicini? Un momento, una sera, un giorno, durante il nostro lavoro. Questo era Franco Basaglia. Franco Basaglia aveva un ulteriore, diciamo così, attributo, forse il più importante, che la moglie, Franca Ongaro Basaglia, era una donna e un intellettuale straordinario. Era in grado di ritradurre, di riscrivere tutto quello che Basaglia cercava di affrontare. Era una coppia molto interessante e la Franca soprattutto è quella che ha permesso di capire cosa ci sta sul limite tra la ragione e la follia, come mai questo limite viene messo più avanti e più indietro a seconda delle convenienze dei dominanti, a seconda delle convenienze del controllo sociale, quando il controllo sociale che produce potere irrompe sulla scena, si sposta molto più avanti, sono tutti folli, cioè diventano
sono molti di più le vittime designate. E poi i tempi che viviamo sono questi. Mantenere un certo atteggiamento guardingo, allegro e guardingo, secondo me ci fa molto bene, ci farebbe molto bene. Io non penso che ritorneranno i manicomi, ci stiamo occupando di chiuderli ovunque nel mondo e in parte, insomma, le cose avanzano. Però il rischio di tornare indietro in questo settore c'è. E tornare indietro, insomma, adesso che sono arrivato a un'età tarda non vorrei vederlo. Per cui